Ciao a tutti amici! Non vedete lo sponsor ufficiale, porca puzzola! Vabbè, ve lo faccio vedere. Sponsor ufficiale, 1000 accendini, lo mettiamo qua. Allora, stamattina ho fatto una recensione di una di un gioco, no, di una app Voice. Allora, porca puzzola! Oh, fe, la cintura che non si mette! E io pago. Allora, ho fatto l'applicazione di Voice Reader. Però a parte l'applicazione in sé, che tra l'altro secondo me è molto bella, perché già l'altro giorno vi facevo vedere che mi piace sentire gli audiolibri, e queste voci qui sono un po' meglio di quelle del Mac, cioè, sono già belle le sue, no? Però se volete qualcosa di ancora più, potete acquistare questa app, che in tutto mi è costata $15. Però allora ho fatto la recensione, ma al di là del fatto della recensione mi è piaciuto il sistema che adesso faccio queste recensioni. Praticamente ho creato uno sfondo con l'iPhone sopra il legno e poi dopo ci ho piazzato il video dello screenshot, e voi adesso mi starete già domandando, già state mandando un messaggio: come si fa? Allora, è semplicissimo. Ovviamente io non lo sapevo, ma cosa ho fatto? Sono andato da un youtuber a dire: ma come si fa a fare gli screen? Ho googolato ed mi è scappata fuori la soluzione. Praticamente si fa semplicemente da QuickTime. Aprite QuickTime, io seleziono Movie Recording. Sotto nelle opzioni potete mettere, dovete mettere l'iPhone attaccato alla USB. E sotto nell'opzione appare cosa vuoi registrare, dalla webcam o dall'iPhone. Mettete iPhone. Poi potete mettere l'audio dell'iPhone, quindi può essere una musichetta così, o l'audio del computer, no? Diciamo che questa è una funzione un po' stronza, perché se metti l'audio del computer registri la tua voce, però se metti l'audio dell'iPhone registri l'iPhone e non registri la tua voce. Quindi stamattina ho registrato l'audio dell'iPhone. Diciamo che quello di stamattina ho registrato l'audio dell'iPhone, perché bisogna per forza comunque audio dell'iPhone. E poi ho pensato di fare un voice over, no? Una voce fuori campo. E solo che poi mi sono incasinato, cioè è molto meglio parlare in presa diretta e dire cosa stai facendo che invece fare il voice over. Quindi allora l'ho rifatto usando un microfono esterno, lo Zoom H1, che non so i settaggi, è venuta una voce un po' strana, sembrava in un tubo. Comunque ci voglio provare la prossima volta a fare magari un altro modo, vedere se c'è un altro modo migliore. E quindi questo è quanto. Comunque ho messo la cosa, allora, facendo questi screencast sull'iPhone vi dà un video verticale o orizzontale, dipende come lo fate, e poi l'ho importato in Final Cut Pro, l'ho messo un po' più piccolo, l'ho schiaffato sopra l'immagine dell'iPhone. Perfetto, è venuto un gioiello. Tra l'altro, intelligentissimamente ho messo a destra Mirko Jax Review, così, e poi ho lasciato uno spazio apposito per le annotazioni di YouTube, perché su YouTube ho sempre le annotazioni da mettere: guarda la descrizione, quel link, vai su sto link qua per vedere. E allora l'ho usato, perfetto, fantastico, mi sono veramente realizzato stamattina. E questo è quanto. L'applicazione mi piace. Diciamo che mi piace il look di avere gli audiolibri in iTunes, con la sua immaginetta, come ho fatto vedere nel video precedente. Però anche questo modo non è male. Questo modo poi è semplicissimo, basta che importi il PDF. Adesso c'è da dire, come dicevo nell'altro video, che se compri un PDF da Amazon ti danno un formato Kindle protetto. E cercando, se mi messaggiate vi dico il software, ci sono dei software che te lo sproteggono, no? In modo che lo puoi esportare come PDF.
Ci sono alcuni PDF però, alcuni formati Kindle che non riesce a proteggere in nessun modo. Io non so come mai, non ho avuto mai problemi tranne uno, quello di Scientology. È perché Scientology mi sta un po' sulle palle, perché lo compri Kindle formato tutto legale, non lo vuoi dare a nessuno, vuoi solo mettertelo in formato PDF, non puoi. Ovviamente sarà sicuramente anche contro le regole di Amazon, quindi non divulghiamo il metodo preciso. Allora, fatto sta che questo è quanto, no? Voice Dream Reader, compratelo tutti. Poi tra l'altro l'ho shareato stamattina su Facebook e ho taggato quello che ha fatto l'applicazione, che se fa come ha fatto Therma Apps mi linka sulla sua pagina. Perché no, Seek Thermal, che era quella aggeggio che attacchi all'iPhone per vedere le immagini termiche, che peraltro ho mandato già indietro, voi non lo sapete, o forse lo sapete, ma l'avevo detto che non ero sicuro dell'acquisto e l'avrei mandato indietro. Infatti l'ho mandato indietro, adesso non so se mi hanno già rimborsato, mi rimborseranno. Sì, perché se era to 75 dollari, 99 dollari, ma 300, poi con le, forse ho speso 320, troppissimo. E questo è quanto, no? Voltiamo pagina, notizie della cronaca. Ieri c'era la luna nuova, rarissima, eclisse lunare. Ma a me non me ne frega niente, a me di ste lune non me ne frega niente. Cioè, al limite to quella solare, ma quella della luna, ma cosa ce ne frega? Poi sono cose niente di che, si ripetono ogni anno, ogni millennio, ogni secolo. Dai, fammi vedere qualcosa di interessante, fammi vedere un UFO, fammi vedere un granchio su Marte. E voi dite, un granchio su Marte? Allora, diciamo che ci sono un casino di foto che ha ripreso la sonda su Marte, che la gente fa vedere che sono cose. Ad esempio, famosa è, c'è un granchio su Marte, effettivamente sembra un granchio, però magari la luce, le ombre, questo, quest'altro, e quindi è una stronzata. Tra l'altro possiamo vedere, amici, non ho, volevo fare un video a 360 oggi, ma l'avevo scarica, allora non la possiamo fare. Altrimenti potevate vedere i prigionieri che puliscono l'autostrada. Infatti sull'autostrada c'erano queste persone che sono sicuramente prigionieri, potrebbero essere prigionieri, o potrebbero essere, probabilmente, secondo me non sono prigionieri del tipo lavori forzati, cosa che c'è anche quello, perché intanto uno, scusa, sta nel carcere a rompersi le spalle, almeno fa un giro, va fuori. Fatto sta che secondo me sono quelli che vengono condannati per reati minori e devono fare lavori socialmente utili, cosa che anche Boy George e anche altre persone, sembra Naomi Campbell, l'hanno dovuto fare. Bella faccia. E questo è quanto. Voltiamo pagina. Notizie di spalla, non lo so, ieri ho postato un po' di tutorial, un paio di tutorial abbastanza interessanti su Face, facili, soprattutto quello di cambiare il link alle pagine. Tipo, avete una pagina, una notizia qualsiasi, tipo Berlusconi, così, non lo so, li potete cambiare il titolo alla pagina, metterlo su Facebook, la fonte è sempre il giornale, quindi davvero? Poi clicchi, però la gente non clicca e si fida, e ovviamente la gente si informa su Facebook, si fida di leggere quello che c'è scritto su Facebook, oppure clicca e si fida del sito altervista.org, GT Altervista, questi siti inventati, e si fida. Comunque questo è un trucco semplice che ho usato molte volte e ho avuto successo. Alcuni hanno detto è bellissimo, geniale, ma come, non lo sapevo, lo sanno tutti. È lo stesso. Poi dopo ho fatto un altro video, perché voglio fare anche video tutorial interessanti, tipo
come linkare i video di YouTube su Facebook, varie tecniche. Uno dice, vabbè, scegli il link. Beh, cavolo, perché se hai seguito l'altro mio tutorial su Facebook, Facebook decide lui cosa far vedere. Quindi sono varie tecniche che ho esplorato nel mio tutorial, ma presto altre fantasticissime tecniche. Diciamo che stamattina stavo tentando di fare anzi, il prossimo tutorial Google Analytics. Google Analytics, se non lo conoscete, molti di voi sicuramente lo conoscono, è un software per vedere le statistiche del vostro sito web. Lo dà Google, quindi è gratis. E potete installare semplicemente, se avete accesso al codice, non c'è problema. Allora, magari ve lo faccio vedere, vi faccio vedere come si installa, vi faccio vedere alcune info. Premesso che Google Analytics, se te sei esperto in Google Analytics, il lavoro lo trovi ovunque, perché è così incasinato che bisogna essere bravissimi a capirlo tutto. Proprio lì entri nel marketing puro, un casino, no? Io diciamo lo sapevo abbastanza, ma cambio in continuazione, non ci capisco più niente alla fine. Però vi posso spiegare alcune cose, tipo il bounce rate, cos'è, queste cose qua, no? Praticamente il bounce. Però stamattina mi è venuta la genialata di dire, ma Mirko Martasciò l'ho fatto, fammi vedere su Mirko Jax. Volevo praticamente connettere YouTube, Mirko Jax, con Google Analytics. Allora, YouTube vi dà una specie di Google Analytics, potete vedere quante persone sono venute, cose. Però potete anche linkare, cioè connettere Google Analytics. Perché? Questo perché? Perché Google Analytics vi dà molte più informazioni. Perché se fai un discorso marketing, però non tracci cosa i visitatori hanno fatto, e allora hai buttato tutto nel cesso. Invece noi marketing, businessman, tracchiamo tutto. Il problema è che lo puoi fare, però non ti traccia da Google Analytics, non ti traccia le statistiche sui video. Ti fa il canale, la pagina del canale. Poi ho visto uno che è andato nella pagina video, forse tutte quelle robe inerenti al canale, tipo about, quelle cose lì. Però non è che ti traccia. Io volevo vedere. L'ho fatto perché, aspetta, fammi pensare così. No, volevo vedere, sempre riguardo a Amazon, i link che metto di Amazon, volevo vedere quali erano i video in cui le persone cliccavano di più per andare su Amazon, no? Ovviamente io ho guardato nelle statistiche di YouTube i video più cliccati, i video più visti, trasferire qualsiasi cosa sull'acetone, ogni giorno 50 commenti negativi, però, cioè, non so dove cavolo è stato generato che ha avuto questo successo. Fatto sta che, allora, su quel video lì la mia tecnica è guardare i video che sono più popolari e su quelli spammarli di brutto, mettere pubblicità a go-go, mettere tutti i link possibili immaginabili, clicca qui per vedere quest'altro link, insomma, no, secondo me un po' funziona, non è che funziona, perché ad esempio quello lì, perché poi non lo so come la storia, ma ci sono a volte dei video che ho fatto in due parti, no? Cioè, ad esempio un altro che ho ricevuto un po' di commenti ultimamente è la costruzione del bazucone sparapatate, no? Tra l'altro che avevo sbagliato e non sapevo che non dovevi mettere tanto spray, alla fine non funziona, no? Allora, però, quel video lì, un sacco di visite. E la versione 2, la parte 2 dove c'è il collaudo, dove ho capito, nessuno. Cioè, pochissimi, no? Allora, sono andato lì e ci ho detto, allora, guardate la seconda parte qui, no? Allora, usando queste annotazioni. Però, secondo me, le annotazioni non funzionano, magari sul siti mobili non vanno. Tipo, sull'iPhone non va. Non lo so, sinceramente, perché non mi spiego che comunque quell'altro non ha. Io se fossi a lì a guardare lo bazucone sparapartate vorrei assolutamente vedere anche il collaudo, e invece di là non ci vanno, non lo so. Fatto sta che non lo so, ho collegato Google Analytics. Diciamo che la cosa la sapevo già, perché quando ho fatto il Mirko Marta Show l'ho collegato e mi sono incasinato di brutto, perché poi non riesci più a capire
le statistiche del sito web e le statistiche di YouTube, non vengono tutte mescolate. Allora adesso le ho riseparati. C'ho statistiche del sito web, statistiche di YouTube, statistiche di YouTube. Cioè, sì, puoi fare. Diciamo, lo puoi. Diciamo, se c'hai i due, YouTube e il sito web combinati, lo puoi fare facendo dei filtri, ma ti incasini troppo, non andiamo in dettaglio. Comunque, Google Analytics è molto bello perché puoi creare, ad esempio, te. Allora, uno dei maggiori punti di Google Analytics è che devi creare dei goals. Perché qual è il tuo fine del sito web? Cliccare i banner? E allora non tracchi niente. Qual è? Quello comprare su Amazon, e quello lo puoi traccare. Comprare il tuo prodotto perché c'è un e-commerce. Allora crei questi goals. E allora nella puntata, adesso vedete, sto facendo un po' un brainstorming. Nella puntata guarderemo i goals. Poi puoi fare delle cose molto interessanti, ad esempio se magari lanci una campagna su Facebook di banner, oppure compri uno spazio pubblicitario su qualche sito, allora puoi dire: io voglio vedere tutte le persone che sono entrate sul mio sito partendo da questi link e hanno comprato un prodotto. E questo si può fare. Infatti l'avevo fatto, però adesso mi dovrò riguardare come ho fatto, perché è un casino. Perché poi io non ho neanche tipo la terminologia di Google Analytics, parla di cose che non riesco a capirle, cioè il metrics e quest'altro, e cioè è un casino, insomma, è uno stracasino. Comunque ci guarderemo, prossimo tutorial sempliciotto. E questo è quanto. Voltiamo pagina. Allora ho fatto una playlist con cose di business, Facebook, eccetera. Ieri sera siamo andati per comprare l'iPhone a Marta. Avevamo fatto l'appuntamento per l'oro da 64 GB AT&T. In realtà siamo arrivati e lei ha cambiato idea, adesso lo vuole rosa, no? Rosa non c'era, allora stamattina comunque abbiamo fatto di nuovo la prenotazione, dobbiamo andare stasera. Il programma che funziona per il momento solo negli Stati Uniti, che serve per comprare un iPhone sbloccato un tot al mese, nel nostro caso 64 GB, viene circa $34 al mese con Apple Care inclusa, e dopo 12 mesi poi ti dai indietro quello, ti danno quello nuovo, costa $34 al mese. Funziona così, no? Quando vai nell'Apple Store devi per forza fare l'abbonamento o trasferire quello che c'hai, però devi praticamente abbonarti a una compagnia, devi scegliere la compagnia, no? E nel nostro caso sarà T-Mobile, perché c'è ancora una scheda che vale 2 settimane. Poi dopo, quando esci dall'Apple Store, lo puoi cancellare all'istante e fare AT&T, oppure noi aspettiamo 2 settimane e poi lo facciamo. Quindi praticamente è un po' confusionario, sembrava, perché quando fai la prenotazione devi dire con quale operatore lo vuoi. E ho detto: ma scusa, è sbloccato o non è sbloccato? In realtà è sbloccato, ma loro l'Apple Store per forza ti devono fare l'abbonamento, forse perché vogliono evitare che la gente lo compri per poi venderlo. Allora perlomeno, pareva che si può cancellare, perlomeno loro inseriscono i tuoi dati dentro, e quindi sono un po', c'hanno qualche dato tuo. Anche la compagnia c'è qualche dato tuo. E questo è quanto. Allora, praticamente è tutto. Salutiamo il nostro sponsor 1000 accendini, 1000 passi. Andate sul suo canale, molto bello. Ciao!